Salve a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video, finalmente. Ed è una nuovissima recensione su un anime invece non tanto nuovo. E l'anime in questione è Rosario Pure Vampire. Allora, in questo mio video tratterò l'argomento senza fare spoiler, mentre nel video che uscirà in seguito invece esprimerò più il mio pensiero e quindi lo consiglio solo a chi ha già dato una prima visione all'anime, comunque ha provato a vederlo, magari l'ha interrotto. Quest'anime è tratto da un manga, non da una visual novel per fortuna, e il mangaka in questione è Akihisa Ikeda. Mentre il regista dell'anime è Takayuki Nagaki. Secondo me se l'è cavata piuttosto bene, come regista non mi dispiace. È un anime del 2008, quindi non stiamo parlando di un anime recentissimo. Non vi aspettate delle tecniche di animazione eccezionali, ok? Si mantengono su livello medio-basso. Ed è appartenente a vari generi. Potrei dirvi che appartiene al genere horror, però non è così spaventoso, perlomeno non c'è tanto sangue quanto dovrebbe invece essercene dato il tema vampiresco. Appartenente al genere fantasy, harem assolutamente, perché il protagonista sarà circondato da tantissime ragazze, quindi harem. Ora passiamo alla trama. La storia parla di Tsukune, di questo ragazzo umano, okay, che vive nel mondo umano, e non è una cima a scuola, non è uno di quelli inetti che passano il tempo a giocare o a divertirsi, semplicemente non è una cima nello studio, fa molta difficoltà, ma non siamo tutti geni. Quindi questo ragazzo rischia di essere bocciato, di non poter entrare, di non poter passare l'anno, e diciamo che la storia non inizia con il massimo dell'allegria. Però quella sera, rientrando a casa, e non è uno spoiler perché parliamo dei primi secondi del primo episodio, e suo padre ha un annuncio da fare. Diciamo che ha trovato un modo per iscriverlo ad una scuola senza fare né test ingresso né nient'altro. Semplicemente ha trovato questo foglio in giro, che è un foglio d'ammissione per questa scuola yokai, che si chiama scuola yokai. Ora, una scuola che ha yokai, direi che non è tanto raccomandabile, dato che dalla mia pochissima conoscenza del Giappone, dato che non ci sono ancora mai andata e non ho mai studiato lingua giapponese, ha a che fare comunque questa terminologia con i mostri, esseri comunque non umani, quindi potrebbe anche essere un nome d'arte della scuola, ma mai mettere la mano sul fuoco. E poi comunque esiste internet, o comunque nel 2008, se non ricordo male, internet già le famiglie non soffrivano, quindi vai a cercare la scuola tramite Google. Vabbè, ok, sono qua per raccontarvi la trama e sto dilagando, quindi continuiamo. Allora, il protagonista, senza farsi domande, va in questa scuola. Bene. Allora, arrivato in questa scuola, almeno inizialmente sembra tutto nella normalità, se non fosse per il fatto che l'autista del pullman che lo porta in questo edificio è strano ed inquietante. Non si vede bene il volto, si vedono solo due occhi illuminati, gialli, e sale su questo pullman ed è l'unico a salirci su questo pullman. Questo pullman passerà dentro una galleria buia, tetra, e dopo essere uscito da questa galleria non funzionerà più il cellulare. Il pullman lo lascia in mezzo al nulla, e in mezzo a questo nulla, per arrivare a scuola dal punto A al punto B, è costretto a passare in una foresta lugubre piena di pipistrelli ululati, cose inquietanti, e quindi io, fossi lui, non mi sarei mossa dalla fermata e avrei aspettato il pullman successivo per tornarmene a casa, ok? Preferisco saltare un anno di scuola che rischiare la vita, ma questi sono punti di vista. Ma prima di arrivare in questa scuola avviene un incontro molto molto importante per il protagonista, e stiamo parlando sempre dei primi minuti dell'anime, quindi non è spoiler, non preoccupatevi. Infatti in questa foresta si scontrerà con Mocha,
Akashia è una vampira dai capelli rosa. E il loro scontro avviene in maniera particolare perché lei è una vampira, quindi potrebbe, credo, correre a velocità smisurata oppure comunque usare il suo potere da vampira, ma non li può usare per motivi che poi scoprirete, e quindi va a scuola in bici. Quindi lei lo investe con la bici alla faccia del romanticismo, lo ammazza, ci va addosso. E poi, ovviamente, essendo un anime harem, lei cadrà addosso a lui, la gonna si alzerà, verrà fatta l'inquadratura delle mutandine, ma questa è la prassi in questo tipo di anime. È la normalità. Lui subito si infatua, almeno fisicamente, di lei, anche perché non la conosce, non può innamorarsi al primo sguardo, può infatuarsi. Infatti è quello che accade, perché comunque lei ha un fascino vampiresco, un po' come quello di Edward di Twilight, ok? E niente, fanno subito amicizia, vanno in questa scuola e lui, appunto, come ho detto prima, scoprirà che è una scuola di mostri. E neanche Mocha sa, almeno inizialmente, che lui è un essere umano e non può dirglielo, perché ci sono quelle tre famose regole. Prima regola: nessun essere umano può andare in questa università. Se un essere umano venisse trovato, verrebbe ucciso. Seconda regola: nessun mostro può rivelare la sua vera sembianza e deve mantenere la sua sembianza umana. Terza ed ultima regola: nessun insegnante o studente può rivelare, non solo mostrandolo ma neanche a voce, a terzi il tipo di mostro a tipo di categoria a cui appartiene. Allora, se una di queste tre regole venisse trasgredita, teoricamente ci sarebbe una punizione, teoricamente, o l'espulsione da scuola, non viene proprio specificato, rimangono sul vago. Infatti queste tre regole non serviranno a niente, ma questi dettagli, perché comunque già dal primo episodio ci sono studenti che rivelano la propria vera identità a tutti e non si fanno alcun tipo di problema, però è così. E non vengono presi provvedimenti, quindi queste tre regole sono inutili. È un po' come le regole nelle scuole italiane: nelle scuole c'è la regola di divieto di fumo e tutti quanti gli studenti fumavano tranquillamente, gli insegnanti non dicevano niente, quindi dettagli, sembra di essere in Italia. All'inizio vi ho specificato che si tratta di un anime di genere harem, giusto? Bene, perché all'interno di questi episodi troveremo diverse protagoniste. E parlo di protagoniste perché i protagonisti maschi, di genere maschile oltre protagonista, per meglio rilevanti ve ne sarà. È però in un anime di genere harem è ovvio, cioè non poteva essere altrimenti. Tsukune vi ho già spiegato chi è un essere umano ed è il protagonista che si trova coinvolto in tutto sto casino e si trova costretto a frequentare questa scuola, costretto. Poi c'è Mocha Akashia, ed è una vampira di classe S, perché classe S sono i mostri appartenenti alle classi più forti e a quanto pare il vampiro è una classe leggendaria in quest'anime. Poi abbiamo Kurumu. Kurumu appartiene al genere Succubo, è un tipo di mostro che seduce gli uomini. Adesso ho detto uomini, ma forse è meglio dire le persone appartenenti all'altro sesso, quindi non uomini in senso di umani, uomini in senso di tutti i mostri appartenenti al genere maschile, e quindi vivono proprio di ammirazione, di stima altrui. Piace farsi ammirare a questi tipo di mostri e usano delle tecniche particolari chiamate charm, con il quale incantano il povero malcapitato e che si innamorerà perdutamente di loro per un breve tempo. Poi devono semplicemente rinnovare lo charm e questo sarà praticamente un loro schiavo. Un'altra caratteristica è che quando si arrabbiano sfoderano gli artigli, ma nel vero senso della parola, perché le unghie si allungano in maniera smisurata e sono taglienti, parecchio taglienti, anche le unghie dei piedi, e gli appaiono due ali sulla schiena. Poi abbiamo Yukari. Yukari è una streghetta
e qualcuno può pensare, dato il suo aspetto, a parte il grande cappello che porta in testa, che appartenga al genere umano. Invece così non è, perché questa questione si capisce meglio negli episodi verso metà serie, verso metà fine serie, perché le streghe hanno proprio il terrore degli esseri umani, nonostante l'aspetto non si ritengono per niente umane, anzi alcuni li odiano, altri li temono, per la famosa caccia che c'è stata alle streghe nel corso del Medioevo, comunque degli anni passati, questo terrore verso il diverso, verso la magia. E quindi lei è una bambina, rispetto alle altre protagoniste è molto più piccola, e non solo è odiata dagli esseri umani da quanto le dice, ma è odiata anche da tutti i suoi compagni mostri, perché i mostri la vedono come diciamo non appartenente al loro gruppo, la vedono più come un'umana. E questa sua spiccata intelligenza, che ha fatto sì che lei saltasse diverse classi, si è ritrovata in classe appunto con persone più grandi di lei e non riesce ad ambientarsi, e si passa tutte le sue giornate da sola. E cosa che cambierà solo nel momento in cui si incontrerà con Tsukune Mocha. Ma le ragazze non sono finite, infatti abbiamo un'altra ragazza che è Mizore. Mizore è una Yukionna, è una ragazza delle nevi. Questa ragazza ha il potere di usare il ghiaccio a suo piacimento, il ghiaccio, comunque il freddo, infatti potrà scatenare anche tempeste di neve, bufere. Le temperature calde a lei non dispiacciono, semplicemente se la temperatura è sotto zero, ecco, penso che ne sia felice. E questa ragazza qua è una stalker, quella che potremmo definire stalker tranquillamente, perché lei si infatuerà del protagonista, come tutte, e la sua caratteristica è quella di seguirlo ovunque. Se fosse per lei lo seguirebbe anche nei bagni, e spunta nei posti più disparati, nei momenti meno opportuni o anche in momenti decisivi, cioè però diciamo magari, non so, stanno parlando e spunta da sotto il tavolo quando nessuno si era accorto fino a un momento fa che si trovasse lì, e la cosa inquieta un po', a me personalmente inquieterebbe. Poi un'altra ragazza, diciamo una... sì, io la definisco ragazza, però è più grande delle protagoniste, parlerei tranquillamente di donna, è Ruby. Ruby è un'altra strega, sì esattamente, un'altra strega come lo è Yukari, però Ruby, a differenza di Yukari, oltre l'età, diciamo che ha un potere diverso e più forte, più intenso. E la sua caratteristica è l'utilizzo dei corvi, infatti lei stessa si trasforma in corvo e usa i corvi come messaggeri solitamente. È la ragazza corvo, io perlomeno la definisco così. E entrerà a far parte dell'area del protagonista, ma non in maniera invadente, perché lei non è proprio innamorata del protagonista, semplicemente gli piaciucchia, ma non credo che sia amore quello che prova lei. Ed è una parte del BDSM, infatti BDSM, per chi non lo sapesse, è un acronimo che vuol dire bondage, dominage, sadism, masochismo, ok, all'incirca. A lei è una masochista, nello specifico, cioè le piace farsi essere maltrattata, però non maltrattata, picchiata, vabbè. Qua stiamo andando in temi che non c'entrano nulla con l'anime, basta dilagare. Poi vi farò un episodio su che cos'è il BDSM, a parte però. Il personaggio maschile è Gin. Gin è semplicemente l'uomo lupo. È un lupo mannaro, anzi definire un lupo mannaro è sbagliato, perché può trasformarsi in lupo in qualsiasi momento, non solo con la luna. Però una caratteristica che a me piace appunto è questa che vi ho appena descritto, ma col fattore luna piena lui diventa anche più forte di un vampiro, potrebbero superare anche in abilità e in forza fisica i vampiri approfittando della luna piena. Per il resto è un lupo pervertito,
a cui piace passare il tempo filmare con o far foto alle ragazze in biancheria intima, approfittando delle sue doti atletiche nell'arrampicarsi ad alberi o a tetti. Semplicemente è il pervertito di turno, però è estremamente simpatico e non è una semplice macchiolina, cioè un semplice personaggio pervertito piazzato là inutile. Diciamo che almeno nella prima stagione questo personaggio sarà utile più di una volta ai nostri protagonisti. Infine ho un altro personaggio, perlomeno quello che io definisco un altro personaggio. Il personaggio in questione è Mocha Ura. E alcuni di voi, quelli che non hanno visto l'anime, avranno notato che ha lo stesso nome della protagonista, Mocha. E sì, avete ragione, si chiama Mocha perché lei e Mocha Kashiya sono la stessa persona. O perlomeno condividono lo stesso corpo. Questo perché la protagonista porta un rosario. Un bel rosario con un occhio al centro. E questo rosario serve per sigillare Mocha Ura, cioè la parte vampiresca di Mocha. Perché finché questo rosario gli sigilla i poteri, lei in tutto e per tutto uguale ad un essere umano, cioè è molto debole e non può succhiare il sangue, ma come debolezza è pari a quella di un essere umano. Mentre nel momento in cui si trasforma, lei diventerà invincibile, tanto che sconfigge i nemici nei vari episodi in pochi secondi. Nessuna di quelle battaglie che si possono osservare dura più di un minuto, quindi potete immaginare quanto potere lei sprigioni una volta trasformata. Riprendendo il fattore prima serie, anche perché la seconda serie la recensirò a parte, questa prima stagione va a saltare parecchi capitoli del manga. Anche il manga è diviso in due parti, via Rosario Vampire e poi la seconda stagione di Rosario Vampire. Però non segue fedelmente il manga, per carità, le scene, le situazioni presentate sono tutte presenti nel manga, perlomeno il 90%, però ci sono dei tagli netti. Diciamo che viene fatto ciò perché per esaltare la parte harem della situazione e perché si voleva introdurre meglio tutte le protagoniste, dando spazio ad una di loro. Perché se avessero seguito i capitoli del manga, le protagoniste o tutte le ragazze avrebbero avuto molto meno spazio a parte Mocha, e lo spettatore secondo me non si sarebbe affezionato ad alcuni di loro, e quello sarebbe stato un vero peccato. Alla lunga possono risultare un po' monotoni perché seguono la stessa forma ciclica, ovvero, adesso mi spiego meglio. Allora, uno studente o studentessa o insegnante, perché in quest'anime anche gli insegnanti sono dei generi, perlomeno alcuni di loro, e se la prendono in maniera completamente irrazionale o per motivi superflui o stupidi con Mocha o Tsukune. Cosa faranno? Provano a ragionare con questa persona, a scappare, oppure provano a combattere, però sono tutte e due debolissime, quindi verranno sempre sconfitti. A quel punto, quando la situazione sembra ormai disperata, Tsukune rimuoverà il rosario a Mocha, a volte accidentalmente, a volte intenzionalmente. Quarto ed ultimo punto, cosa succede? Succede che lei si trasformerà in quella fighissima vampira dai capelli bianchi, super forte, e comparirà un pipistrello random, cioè perlomeno nella prima stagione non vi sarà una spiegazione per questo pipistrello, però la trovo una cosa carina, che parla con lo spettatore, quindi parla con voi che state guardando l'episodio, e vi dice quanto durerà il combattimento, come se fosse un incontro di wrestling, è uguale. Dice: questo combattimento è durato 20 secondi. È una cosa molto particolare perché differenzia quest'anime da altri. Infatti questa cosa personalmente non l'ho mai vista dopo tutti gli anime che ho avuto la possibilità di guardare in questi anni, e trovo cose molto simpatiche queste qua. E basta, e questo ciclo si ripeterà per tutti gli episodi fino al terz'ultimo. Gli altri due invece li ho trovati molto belli, rompono questo schema almeno in parte e coinvolgono molto lo spettatore. Infatti si conclude, a mio dire, benissimo la serie e va vista. Guardatevi quest'anime, perché nonostante non partite dal presupposto che quest'anime è del 2008, quindi boh, sarà noioso e saranno cose viste e riviste, allora
cose completamente nuove e sono difficili da creare. Questo genere qua, sì, ok, sarà già un genere già visto, delle cose già viste. Il genere harem assolutamente non è un nuovo genere appena uscito, anzi ogni stagione escono a bizzeffe anime harem o reverse harem, ormai anche quelli. Però è particolare. Inoltre lo consiglio a tutti quelli a cui piace il genere vampiresco e il genere harem. Non vi aspettatevi un Twilight, perché no, è tutto tranne quello. E i vampiri sono differenti dai normali vampiri, infatti non odiano la luce del sole. Ok, l'unica cosa che hanno in comune con i normali vampiri è che succhiano sangue. Quello, ok, altrimenti non sarebbe vampiro. Però non odiano la luce del sole, non li uccidi con un paletto, perlomeno sì, ok, puoi ucciderli con un paletto, ma qualsiasi essere umano morirebbe, o anche mostro, con un paletto nel cuore, quindi non ha senso. E non sono... ecco, non muoiono, diciamo, se gli butti addosso l'acqua santa, però hanno un unico punto debole, un punto debole particolare che io non vi dirò perché dovrete guardarvi la serie. Che cattiva che sono antipatica, sì, lo so. E niente, allora, questo è Rosario Blue Vampire, guardatelo, e questa è la fine della mia recensione senza spoiler, quindi quando l'avrete visto, oppure, non so, l'avete già visto, oppure l'avete interrotto, o ancora non vorrete mai vedervelo perché non vi dice nulla, allora guardate il mio prossimo video, perché nel prossimo video spoilerò un sacco di cose, potrò anche inserire scene spoiler, quindi potrò documentare delle scene che mi sono piaciute o non mi sono piaciute, cosa che qua non potevo fare appunto per il fattore spoiler. Quindi guardate il mio prossimo video, mi raccomando. Troverete tutti i miei social in descrizione, tra cui Facebook, Ask, Google Plus e Twitter. Poi se invece non usate nessuno di questi social, perché non vi garba, allora vi lascio scritta anche la mia email qua sotto, scrivetemi via email, non vi fate problemi. Ci vediamo al mio prossimo video e vi mando un bacione a tutti quanti.